Benvenuti sul mio canale, sono Ketchup Dream e vi auguro una buona visione di questo video. Benvenuti in questo nuovo video. Cercherò di urlare perché il mio microfono non funziona, fino a che non arriveranno i miei e non potrò più girare il video. Allora, adesso che non posso girare la videocamera, perché non lo può più fare. Allora, queste sono le pentole. Sì, questa è la cucina di mia mamma, infatti è molto grande. Il problema è che siamo sempre in tanti e quindi non riesco a fare video. Allora, cosa andrò a preparare oggi? Mi viene chiesto, Sara, fai una video ricetta. Facendo la video ricetta, tra virgolette. Allora, cosa ho fatto? Spero che riuscite a inquadrare meglio, per riuscire a vedere. Ho fatto, sono appunto delle zucchine. Spero che l'inquadratore, perché io faccio molto fatica a vederlo. Sono delle zucchine, poi se riuscirò a trovare magari la foto, sono delle zucchine tagliate a rondelle, che ho messo con un po' d'olio. Poi sotto ci sono delle acciughe, perché devo farle appunto con il pesce. E poi ci ho messo delle erbe miste, quindi alloro, rosmarino, prezzemolo e scusate, basso secondo il gas, ma quando mi vado tutto a fuoco. Ho messo appunto queste zucchine tagliate a rondelle, vi faccio vedere se riesco a quadrare me e le zucchine. Le ho tagliate a rondelle, le ho messe appunto con un goccio d'olio, le erbe, come ho detto prima. Ci ho messo poi appunto le acciughe, sono leggermente piccanti, e poi ci andrò ad aggiungere il pesce. Che è messo in acqua tiepida, sì, io metto in acqua tiepida perché è surgelato, sì, infatti si sta anche scongelando, tra l'altro non so se riuscirete a vederlo, ve lo inquadro il più possibile. Comunque si è messo perché con l'acqua, comunque è un misto di pesce che non ha niente, appunto perché io ho problemi con l'aglio, quindi dentro ha appunto surimi, gamberi, polipo, un po' di pesce bianco, mi è caduto di nuovo nella bandina. Si è abbozzato, beh, si scongela di più. Io uso la tecnica dell'acqua, diciamo tiepida, non è bollente, perché se è fredda domani mattina si scongela. Se no, appunto, come ho fatto per le zucchine, che sono comunque fresche, solo che vengono tagliate a rondelle per non farle appunto marcire, perché estate, le surgeliamo e poi le mettono in forno a microonde per circa 2 minuti, farle scongelare, in modo così di che io riesco a cucinarle. Poi ho scelto come pasta invece questa qua. Che voi direte che passa, sono spaghetti. Non sono proprio spaghetti, ma sono nuovi della Molisana, che è la prima qua dell'offerta, perché sono quadrati. Sono spaghetti quadrato, numero uno. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole tipo un quarto d'ora di cottura. Non l'ho mangiata io sta pasta. E niente, poi c'è qua la pentola che bolle. Sta già bollendo. Tanto mi stiono, mi graffio sempre. Quindi adesso farò un pochettino, leggermente, diciamo, soffriggere le zucchine, ma non le faccio fritte perché non mi piacciono, fanno schifo. E ci aggiungerò il pesce. Ovviamente ci sarà l'acqua, poi lo sfumerò col vino bianco. Adesso controllo anche la suppe di mia madre che sta andando con. Cioè, se la vedete, aspetta, non so se la vedete. C'è dentro zucca, carota, finocchio, una cosa sua. Infatti ho messo. Perché cucino non solo per me stessa, ma anche per gli altri, 70 grammi di riso nero perché sono a dieta. E qua c'è invece la parte della mia cena che si sta scongelando, che sono i surimi, un po' di tutto. Adesso io faccio una pausa e poi riprendo dopo che ho aggiunto il pesce e tutto il resto, prima che vada a fuoco la cucina. E eccoci, allora, ho aggiunto il riso nella sbobba di mia madre, che ha preso un colorito nero perché ho aggiunto il riso nero. È un po' colato, mia mamma mi ucciderà perché è uscito un po' fuori. Perché stava bollendo. Poi ho aggiunto invece nella mia, scusate, la posso fare nella mia, non so, cioè non è solo la mia, beh, appunto ho aggiunto il pesce, che adesso ho alzato la fiamma perché si deve scongelare un pochettino, perché si è un po' scongelato, ma la parte qua rimasta ancora un po' duretta, come vedete, mi pare un po' dura, la parte centrale non si rompe mai. Adesso aspetto un po', se è, al massimo ci metto il coperchio sopra e poi aspetto che appunto si cucina. Metto che si cucina il pesce. Nel frattempo ho salato l'acqua e poi poco dopo ci metterò la pasta, che ci vuole appunto 13 minuti, un po' di meno se la avete al dente, se la avete proprio cruda, dipende, la Molisana di solito non scuoce mai. Io adesso procedo con il pesce, vado a cercare magari un coperchio, così faccio prima. Vado. Rieccoci di nuovo. Allora, ho trovato il coperchio che più o meno è grosso, ma fa il suo lavoro. Ho messo a fiamma un po' più alta appunto perché si deve scongelare, poi c'è sempre la bomba che sembra diventata più nera di mia mamma. E poi ho preso, allora, più o meno un po' più di mezzo bicchiere di vino, vedete voi, bianco, più o meno, io lo misuro così,
Poi dipende dalla quantità di pesce che fate. Questa qua è per più o meno bastano 2 persone, poi comunque si andrà molto a restringere. E la pasta io ne ho buttato più o meno quasi diciamo, 200 gra 250 grammi abbondanti, 280, sì, è tanto, perché comunque se avanza di solito non la mangiamo la sera, però comunque io un po' più di 100 grammi se riesco li mangio, di solito, invece come io me ne mangio un po' di più, dice che non la mangia, però non la mangia. Comunque io cucino di solito un po' per tutti, sì, la cucina sembra gialla, ma non è proprio gialla. Va bene. E adesso invece, visto che sto morendo di caldo, visto che ho dovuto tappare tutto, perché sennò la corrente mi spazza via tutti i gas. Intanto nel frattempo che aspetto che si cucini cosa, mi prendo il Polasio, questa cosa che vedete schiumosa gialla, perché ho finito il super green e l'ho sostituito momentaneamente al Polasio per l'estate. E niente, ci vediamo dopo, quando, se non riuscirò a ripetere il resto, io comunque aggiungo il vino bianco. Tolgo poi il coperchio, ovviamente. Comunque il vino bianco, giro tutto, aspetto che si restringa e poi butterò la pasta. Adesso, se riuscirò a vedere qualche procedimento, se no magari farò solo i video, perché magari arriveranno i miei, ci cercherò di fare nel frattempo, però dipende dal pesce. Qui rieccoci di nuovo. Ogni volta che dico rieccoci di nuovo, mi stacco in realtà qualcosa. Allora, ho aggiunto il quarto vino bianco, infatti, se vedete, ho aggiunto il vino bianco, come si vede che. Guarda, io cerco di farvi vedere, poi dopo non ho un cavalletto né niente, che è molto acquoso, però è normale perché comunque anche le zucchine io non le voglio fritte, quindi verranno semi bollite, rosolate, una cosa del genere. E il pesce comunque si deve cucinare, perché anche pur essendo surgelato, sì, è comunque già precotto tutto il resto, un pochettino, però a me duro il pesce non mi piace, quindi mi piace che venga abbastanza morbido. Poi ovviamente vedete questi piopponi enormi di surini, che so che gente dice fanno male, io questi qua li andrò un po' a tagliuzzare perché interi così non mi piacciono. E niente, adesso io continuo a sudare in cucina e poi dopo butterò gli spaghetti strani. E niente, aspetto che si riduca. Torno al mio polase. Se arriva mia mamma, vi farò vedere direttamente tutta la cosa finale, perché se giro c'è casino, quindi vedrò un po' come fare. Ah, dopo ho buttato la pasta che va a stare per 13 minuti. E qua ci sono le pesce che devo farsi. Io ora sono arrivati i miei, quindi stacco un secondo, poi riprendo dopo. Se non mi sentite, mi dispiace sempre per l'audio. Se riuscirò, lo alzerò. Ho aggiunto poi dei pomodorini, visto che c'era un pomodoro nel frigo, e l'ho appunto aggiunto al sughetto che si era un poco ristretto, l'ho lasciato comunque un pochettino liquido per appunto far cuocere, se no si brucia tutto. Qua vado a mettere, aggiungere i pomodori. E niente, li ho fatti, li giro un pochettino per farli amalgamare con il sughetto. Ho girato la videocamera per farvi vedere come facevo meglio la videoricetta, anche perché poi ci sono i miei. E quindi ho tolto l'audio e l'ho sovrapposto con adesso ora, le voci che sentite. Come notate ho tagliato un pochettino i surini, infatti non sono più a cubetto, ma sono quasi a listarelle perché si sono poi srotolati, diciamo. E niente, ho fatto asciugare ancora un po', poi ho aggiunto la pasta che era quasi pronta, come potete vedere, perché non è dura, l'ho salata molto prima. Adesso qua ho versato tutto, ho scolato la pasta, l'ho amalgamata un po' appunto nella pentola perché era abbastanza. Niente, poi l'ho servita nei piatti e sono 2 porzioni molto, sì, abbondanti, noi mangiamo abbastanza. Allora, diciamo che con i pomodorini è stata proprio buona, l'ho lasciata leggermente un po' liquida per rilasciare un po' di sughetto perché sennò veniva troppo asciutta. Io comunque ci ho aggiunto poi anche un goccio d'olio, non so che si fa male l'olio, me l'ho aggiunto. E volevo aggiungerci anche, ho aggiunto un po' di peperoncino, un po' di pepe perché a me piace. E niente, diciamo che l'accostamento con i pomodorini sta bene. E questo è tutto, spero che vi sia piaciuta la mia videoricetta. Grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Se vi va, lasciate un like, un commento se volete. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Mi raccomando, attivate la campanella così da ricevere le notifiche sul mio canale. Grazie, un saluto a tutti.